capita. Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde. Io sono il figlio di Dio con un padre che si nasconde. La mia preghiera non ha tempi né templi protetti. Non ha mani giunte, la recita a pugni stretti. È naturale che si inventi uno strumento contro il male, ma è male che diventi strumentale. È naturale che l'uomo solo si affidi a Dio, ma la sua morale non tira sul mio. Questa è la mia preghiera, se ho freddo mi tiene stretto. Forse non vola in alto, però mi fa forte dentro. Alberto non crede in ciò che non tocca, sente, vede. Non vuole una fede buona, gli basta la buona fede. Non crede nell'istituzione messa e in chi per stringere un potere uomo di fede ci si professa. Non crede alle leggende popolari, nelle superstizioni travestite da uomini con le ali. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio. Albe non crede nel perdono ad ogni costo. Non onnipotente, onnipresente in ogni posto. E al Padre vostro crede che tu possa aver dubbi se te ne parlo. Soprattutto se il tuo credere è paura di non farlo. Non crede nella liturgia, ma che il testamento di un messia sia demagogia. Non crede che se non crede vive un tempo che spreca. Ma che la fede e fiducia più acceca, più acceca. Albe non crede in un potere spirituale che si comporta da tempo, da potere temporale. Che accettare a priori la cristianità sia incapacità di interrogare la propria spiritualità. Non crede Dio abbia fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. Ma l'uomo abbia fatto Dio a sua immagine e somiglianza. E tu tieni su quella testa alta e non abbracciare una fede per prenderne a calci un'altra. Quella testa alta e non abbracciare una fede per prenderne a calci un'altra. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio. Sono una persona a modo mio. Io non credo in una chiesa che umilia chi crede in Dio.